Buona serata a tutti, sono Davide Pogliani di Irocol e vi do il benvenuto a Casa Sia a Sanremo 2022 per gli stati generali della musica un incontro importantissimo praticamente qua stasera c'è rappresentata tutta la filiera musicale italiana passo subito alle presentazioni uh, da sinistra Enzo Mazza, Ciao di Fimi buongiorno Enzo, grazie buongiorno. di essere con noi Mario Limongelli, buongiorno di buongiorno. Uh, buongiorno. PMI Vincenzo Spera, presidente del Su Musica. Sayonara. Sergio Ceruti, presidente di AFI. Buonasera. il, il uh, Direttore generale di Sia, Gaetano Blandini. Buonasera. Grazie, direttore. Vice direttore generale di Sia, Pietro Ietto. Buonasera. E Paolo Franchini di FEM. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io vorrei iniziare, la carne al fuoco è tantissima. Uh, vorrei iniziare con una breve dichiarazione intercettata del sottosegretario alla salute Andrea Costa, che era qua a Sanremo qualche ora fa. E ha detto lui ritiene che si debba dire grazie al mondo della musica, dello spettacolo, nel un momento importante in televisione per eh, durante il momento più difficile del lockdown. del dolore È giusto esserne grati, ma le istituzioni sono davvero grate al mondo della musica? Cosa è successo in questi due anni? Perché ormai sono quasi due anni di pandemia. Io vorrei passare subito la parola al dottor Pietro Ietto che ci legge i dati relativi al 2021 della musica dal vivo. Prego. Buonasera a tutti, eh, purtroppo non stiamo qui a eh, anticipare notizie non note perché la situazione è sotto gli occhi di tutti e quindi altro non è questo che un momento per certificare quello che tutti sappiamo, che conosciamo in termini di, di perdite e di danno per l'industria musicale, per il settore dei concerti ma non solo. Eh, abbiamo praticamente ormai quasi chiuso il, eh, i dati del 2021. E abbiamo preso e stiamo prendendo coscienza ulteriormente, in maniera anche ufficiale, di quello che è stato un po' l'effetto della pandemia, eh, che si è protratta nel 2021, nonostante tutti quanti eh, speravamo in una ripresa, in un'inversione di tendenza rispetto al 2020. Credo che questi pochi numeri possano essere di aiuto per introdurre poi il dibattito, eh, per cercare di trovare una, una via per uscire da questa situazione. Il 2021 in termini di numero di eventi è stato eh, ovviamente catastrofico, ha avuto una mh, riduzione superiore al 50%, quindi abbiamo registrato oltre 8.000 eh, eventi rispetto a un dato 2019 che consideriamo il, il valore diciamo, eh, pieno di 18.000 eventi una riduzione che ha determinato poi effetti non solo sui produttori, sugli organizzatori, ma su tutta la filiera, eh, le persone, le moltissime persone che lavorano, ma anche per il pubblico che non ha potuto beneficiare. I concerti di musica leggera, per dare uno spaccato, quindi il settore del live è, quello, è stato quello che sicuramente insieme anche alle, alle discoteche, alle sale da ballo e a tutto il mondo dei, del clubbing è stato particolarmente eh, devastato, se vogliamo dire un termine forte. Da questi, da questi effetti, e in termini di ingressi eh, c'è stata una riduzione superiore all'80%, quindi si è perso quasi, eh, un, cioè, ha potuto partecipare a un evento uno spettatore eh, su cinque rispetto a quello che accadeva nel 2021. E peggio eh, è successo in termini di incassi, perché nel live siamo a quasi il 90%, l'86-87% di perdita di incassi. Questo eh, è un dato eh, drammatico che chiaramente eh, spinge tutti quanti a riflettere eh, e sicuramente ci induce a trarre delle, delle considerazioni e delle conclusioni rispetto a quelle che sono le condizioni attuali in cui si sta operando. Eh, su questo impatta non solo ovviamente la pandemia come mh, problema sanitario emergenziale, ma anche eh, gli effetti delle normative attuali. Che impediscono di fatto, soprattutto nel settore dei grandi concerti, di poter beneficiare per le strutture che oggi sono presenti in Italia della eh, capienza piena. Perché ricordiamo che ancora oggi non è, non è possibile sfruttare la capienza piena, e questo ha, eh, ha avuto e sta avendo un impatto importantissimo non solo per gli eventi attuali, che in questo momento non si stanno di fatto tenendo se noi in soluzioni. Eh, emergenziali e alternative che sono state trovate faccio l'esempio dei, dei teatri che sono stati soliti sempre ospitare rappresentazioni teatrali piuttosto che eh, opere liriche e altro che si sono trovate a dover ospitare anche in questo caso concerti di musica leggera potendo beneficiare della capienza al 100% eh, questo è quindi un dato eh, molto significativo che speriamo che si possa in qualche modo ovviamente invertire in termini di tendenza anche se rispetto a quello che oggi noi vediamo in termini di programmazione soprattutto nel, per la primavera prossima in previsione dell'estate ancora non siamo in grado di poter dire di essere usciti da questa situazione di emergenza perché poi eh, ci sono autorevoli eh, rappresentanti dell'industria musicale che possono confermarlo, anche la capacità e la possibilità di programmare dei palinsesti con il congruo anticipo non è reso possibile dal fatto che appunto ancora oggi il tema delle capienze non è stato non è stato sbloccato. Ovviamente questo dato, che è un dato di mercato, di settore, è, è drammatico. Per quanto riguarda SIAE, la nostra vista si riverbera ovviamente in maniera diretta sui compensi dei nostri associati, degli autori, degli editori. Ovviamente il discorso vale anche per il diritto connesso, dove questo trova applicazione, e quindi eh, è un danno enorme per tutta la filiera e credo che sia necessario trovare delle... E soluzioni, proporre, fare delle proposte per cercare di invertire questa tendenza. Eh, grazie, Vice Direttore. Volevo fare un passaggio veloce col Direttore Blandini e col Presidente Spera, perché appunto questi dati drammatici hanno impattato e su autori ed editori, in termini di diritti, e soprattutto sulla musica dal vivo. Cominciando da lei, eh, Direttore Blandini, grazie. complessivamente. Eh, I dati che ci ha fornito Pietro Ietto. Credo che non richiedano nessun commento. Eh, abbiamo presentato l'iniziativa di oggi come gli stati generali della musica. Io temo che sia quasi il funerale generale della musica, cioè il, tutta la filiera dell'industria musicale, che è rappresentata autorevolmente da questi signori, ma poi che fa lavorare tantissime altre persone, è assolutamente allo stremo, allo stremo. Ci sono stati ristori, ma se mi passate la metafora, è come quando sei nel deserto e stai per morire: anche un, due dita d'acqua ti aiutano a sopravvivere. Ecco, questi sono stati ristori molto vicini purtroppo al mio cognome: cioè ci sono stati, ma sicuramente non adeguati ai danni che tutta l'industria musicale ha avuto. Nel nostro paese l'industria dell'intrattenimento, in particolare la parte dello spettacolo dal vivo, e quindi non solo la musica, ma tutto il comparto nel suo complesso, è un'industria importante che fa lavorare tante persone, tanti giovani. Quindi, oltre al valore economico, c'è anche un valore sociale, che è il valore del lavoro. Stiamo anche perdendo competenze professionali. Gli amici di Arso Musica, ma il Presidente Spera più autorevolmente di me lo dirà. Dietro ogni artista, anche straordinariamente importante che sale su un palco, ci sono eh, i tecnici dell'audio, ci sono quelli che montano i palchi, ci sono gli uffici stampa, c'è cioè tutta una filiera di lavoro, di professionalità che stiamo perdendo. Eh, siamo il paese, ci dicono, più virtuoso, che ha fatto più vaccini e eh, siamo quello che ancora ha le maggiori restrizioni. Stiamo vedendo in questi giorni grandi paesi europei, la Gran Bretagna eh, e altri paesi che stanno diciamo, allentando le maglie per evitare proprio che, che le persone muoiano che scoppino anche diciamo, tematiche di altra natura speriamo che questo accada anche da noi abbiamo bisogno di avere ristori se non in termini di denari in termini di norme che consentono alle aziende di sopravvivere eh, rispetto alla fiscalità e rispetto a tanti altri temi se questo non ci sarà non ci sarà rapidamente la nostra identità culturale che l'industria della musica e gli altri comparti hanno tenuto straordinariamente viva in questi anni rischiamo di perderla e allora sarà tutto i grandi Internet Service Provider, francamente boh, non vorrei morire in mano alla cultura che ci metaverso. arriva da oltreoceano. Vorrei morire in mano alla nostra e alle nostre radici che sono straordinariamente importanti. Il Festival di Sanremo è un'occasione bellissima per tutta l'industria musicale, ma non risolve il problema. È anche quella una piccola goccia nel mare per una settimana. Siamo qui, siamo sereni, siamo contenti degli ascolti, dei successi che queste canzoni avranno, ma non è sufficiente. Grazie direttore. Presidente Spera. La... Prego. Il, il re è nudo. In qualche modo. <ride> eh, no, facevo una riflessione in questi giorni di Sanremo dove sembra che tutto sia tornato normale, ma invece stiamo vivendo eh, in un mondo no, non reale. Perché, eh, mi auguro che qualcuno eh, entro domani sera da quel palco almeno dica che questo è un. È un grande show televisivo che finalmente degli artisti si esibiscono come si sono esibiti l'anno scorso su quel palcoscenico, ma che la musica non è ripartita, che i concerti dal vivo non sono ripartiti e che ci si augura che qualcuno ci dica quando potranno ripartire. Questo non per egoismo, ma perché ci troviamo con 265.000 famiglie che hanno perso almeno al 50% il lavoro. E ci troviamo di fronte a una situazione cri critica per quello che può essere la ripartenza, perché non si può pensare che, come un ristorante, domani compri il cibo e apri il ristorante. Qui bisogna programmare per mesi. Ci sono investimenti milionari su One Tour, bisogna pagare le maestranze prima, eh, i fornitori prima, gli stadi prima, i teatri prima e via discorrendo. Senza una programmazione. Non si va da nessuna parte, come diceva il direttore Blandini, il funerale, cioè, diciamo la, la sofferenza va avanti ma prima o poi ci sarà anche un funerale. Ora se c'è un altro passaggio, eh, un giro di tavolo mi fermo qua, se no aggiungerei due o tre cose. Speriamo che ci sia tempo per un altro passaggio. Allora, eh, prima di sentire eh, i rappresentanti della discografia, chiederei alla regia di mandare un contributo al presidente di Nuovi di Maiander amici, che. Perché appunto questo problema, si cioè anche sul diritto connesso, ha impattato tantissimo. Mh, chiedo alla regia se possibile. Buongiorno, buongiorno a tutti eh, e bentrovati, sia pure in queste particolari condizioni. Eh, sono molto contento eh, del successo, dell'enorme successo che anche quest'anno staremo sta ottenendo in termini di audience, in termini di qualità, in termini di gradimento, in termini di critica. E, e credo che questa è l'ennesima prova del grande bisogno di musica che eh, noi, tutti, noi tutti abbiamo. Eh, la musica che ha avuto un ruolo centrale, importantissimo nella vita di noi tutti. Eh, soprattutto in questi anni eh, direi ormai gli ultimi due anni passati in modo così eh, restrittivo e anche direi faticoso eh, eppure eh, come vedete ogni volta che la musica bussa alle porte delle nostre case eh, rende la vita eh, più, eh, più agevole, più spensierata e, mh, è un momento importante questo degli Stati Generali, un momento di riflessione. E allora quello che mi sento di dire, il messaggio che mi sento di dare a tutti voi è eh, che eh, in questo momento di straordinaria difficoltà tutte le forze e eh, tutte le energie che a diverso titolo eh, partecipano eh, alla filiera eh, dell'industria e della diffusione musicale eh, devono essere consapevoli di far parte. Di un'unica grande famiglia. Eh, ed è proprio per questo, secondo me, che incontri come questi eh, sono importanti, eh, così come sono importanti i luoghi di confronto e di condivisione de dei problemi che sicuramente eh, il comparto della cultura, in particolar modo eh, quello della musica, eh, sta attraversando. Eh, alla politica, a chi decide, credo che sia importante raffrontarci e eh, relazionarci come un unico gruppo eh, di interessi. La politica è stata molto sensibile a eh, questa, alla difficoltà che l'industria eh, culturale sta attraversando e ha attraversato in questi anni, ma mh, quanto proprio la filiera musicale ritengo che forse degli interventi più decisivi e più importanti rispetto a tutti coloro che, ehm, negli spettacoli dal vivo eh, trovavano ragioni di sostentamento, ecco, ritengo che riguardo a questo segmento forse non è stata abbastanza incisiva. E, eppure tutti i protagonisti della filiera musicale sono interconnessi tra di loro, per cui essere attenti soltanto ad un segmento, sacrificandone un altro, vuol dire danneggiare l'intera filiera. Eh, per cui il messaggio che mi sento di dire. E di condividere con voi oggi, in questo momento di festa, direi anche grande soddisfazione per i successi ottenuti dal Festival di Sanremo e cerchiamo di aiutare e di essere vicini a, a quel gruppo e a quel segmento della filiera musicale che in questi mesi e, in quest e oggi ancora sta soffrendo particolarmente eh, perché la, la musica deve eh, trovare degli spazi anche per essere approzzata dal vivo eh, e questo è sinceramente il messaggio che come noi mai eh, mi sento di dare a voi tutti augurandovi buon lavoro e Bocca al lupo, eh, per le prossime per le prossime settimane. Quindi eh, la musica, il settore musicale come corpo unico, cioè questo è un appello all'unità. Per questo volevo parlare, appunto adesso, volevo far parlare. I rappresentanti dell'industria musicale. Cioè Di Fimi Zomazza, Mario Limongeli PMI e Sergio Cerruti di Afi. Uh, ognuno vive la propria realtà. Come è stata vissuta? E siete d'accordo fondamentalmente con questo appello, nel senso appello all'unità. Cioè, Musica come corpo unico, inutile aiutare un settore se uno va bene, cioè bisogna considerare avere la, il quadro grande della situazione. Chi vuole iniziare per uh, intervenire per prima? Enzo, prego. Ma assolutamente eh, la questione fondamentale è che questo è un mondo che è fatto di due aspetti che sono collegati. Da un lato la musica dal vivo e dall'altro la discografia. In questa fase la discografia, grazie al digitale e grazie alle nuove tecnologie legate allo streaming, ha potuto affrontare questa crisi, ha potuto affrontare eh, degli investimenti che hanno consentito al mercato di essere eh, di fronte a un percorso sostenibile. Però è evidente a tutti che eh, la crisi dell'AIV dettata dalle condizioni che sono state, eh, di cui siamo stati tutti eh, testimoni e che continuano eh, tuttora, tutti gli interventi che mi hanno preceduto, hanno evidenziato la situazione complessa che sta vivendo. Io vorrei aggiungere qualcosa in più. Questo è un settore che tendenzialmente è stato eh, assolutamente discriminato rispetto eh, agli scenari che sono in atto. Ritengo anche che siano state fatte delle considerazioni da parte delle istituzioni eh, assolutamente eh, errate rispetto ai rischi, rispetto alle eh, potenzialità economiche che venivano messe in crisi con delle eh, misure che non, sono, non erano assolutamente in grado di eh, contenere la pandemia ma semplicemente di introdurre modalità diverse rispetto a segmenti che erano assolutamente identici quindi situazioni eh, paradossali in cui abbiamo al teatri aperti eh, con sale per la musica e allo stesso tempo altri eh, palazzetti con le stesse caratteristiche che però sono chiusi solo perché hanno un'altra eh, percezione rispetto anche alle norme in vigore, un'assoluta incapacità di capire eh, le necessità di questo settore. Io credo che siano delle, eh, state assunte le misure assolutamente sproporzionate rispetto a questo. Purtroppo il nostro settore è un settore che è stato eh, in qualche maniera sempre molto collaborativo, un settore che ha messo a punto anche grazie a tutti noi, noi abbiamo visto qui a Sanremo, io ricordo già lo scorso anno, Fimi, AFI e PMI furono tra i primi a eh, predisporre un codice di comportamento anti-Covid e hanno con quel eh, codice poi che è stato un modello, è stato usato anche ai Brits eh, in Inghilterra, un, mo un, mo un, mod un modello che è stato eh, eh, in grado di contenere la Quindi a fronte di una dimostrazione di comportamenti virtuosi la realtà è stata di comportamenti punitivi da parte delle istituzioni. Mi spiace doverlo dire, ma questa è la verità e purtroppo questo è un settore che ha messo a disposizione la sua massima eh, volontà, ma è stato eh, condizionato purtroppo da atteggiamenti che in alcuni casi, ripeto, sono stati assolutamente punitivi. Grazie. Li... Grazie. No. Tanto condivido quanto esposto dal da dottor Mazza e dagli altri interventi. Eh, forse è arrivato il momento veramente di, eh, insomma, di dimostrare questo danno che abbiamo avuto e anzi io non lo chiamo ancora funerale però direi che è una crisi profonda che ci porta proprio al funerale. Eh, io sono positivo di natura, io adesso ho visto le prove di Sanremo, sono qui con un artista e, e mi metto nei panni di questi artisti, 26 artisti, più quelli che duettano, che annunciano tour quest'estate, tour a settembre e non sanno se li faranno. Sono sicuro che questo è il momento. Ideale per poter stare ancora più uniti e compatti e dare manforte al live, che, come diceva Enzo, è una di quegli, uno di quegli strumenti che fa muovere tutto un indotto. Non uh, dimentichiamo i musicisti, le maestranze e il timore che tante di queste figure potrebbero uh, andare in altre direzioni. Se non ci sono uh, tournée in giro, l'elettricista eh, dello spettacolo cambia mestiere e quindi perdiamo delle maestranze importanti formate durante la tournée. Quindi pieno appoggio a questa cosa e avanti veramente sempre uniti. Grazie. Grazie Presidente Dongeri, Presidente Ceruti, prego. Allora, siamo qui a casa SIA e quindi già questo no, è un segno positivo, un segno di unità e, e tra l'altro anche se vogliamo il, il punto di partenza, perché a parte nell'intervento fondamentale del direttore eh, quando ha usato più di una volta la parola industria, perché quella secondo me è la chiave di lettura. La chiave di lettura sta nel fatto che noi dobbiamo riqualificare un intero settore perché in primis è chiaro che, come dice il Presidente Mazza, e come ha giocato con le parole il direttore Blandini, tutto quello che noi abbiamo ricevuto non è proporzionato. Noi abbiamo bisogno di professionalizzare un pochino più il settore, di trovare dei nuovi modi, delle nuove strategie di comunicazione per cercare di probabilmente fare della cultura di base, perché spesso e volentieri l'incapacità di intervenire in un processo deriva dalla mancanza di conoscenza. Noi ci siamo confrontati con il Ministero di riferimento, ci siamo confrontati più volte che in realtà poi il Ministero è fatto dei dirigenti e più che altro è fatto loro malgrado delle, delle conoscenze di base che hanno di tutto un settore, quello della musica, che oggi risulta molto vasto e molto variegato. Ci sono purtroppo o per fortuna tante e tali caratteristiche che oggi rendono difficile la eh, descrizione dell'ecosistema del diritto. C'è ancora gente che confonde il diritto d'autore col diritto connesso, eh, che sono voglio dire, un binario, quindi che corrono paralleli ma che eh, seguono logiche diverse, lo sfruttamento economico delle opere, che nel momento in cui si è fermato il live, eh, eh, tutti devono pensare che le discoteche, il live è una fabbrica di diritto. Di diritto connesso, di diritto d'autore. E quindi noi, come dire, riconosciamo al live di essere come dire, quello più colpito idealmente, ma siamo colpiti tutti quanti. Questa, questo grande mondo della musica è un mondo che ci unisce tutti quanti in un'economia globale e circolare, dove se si ferma un settore si fermano tutti. Quindi il tema è. Io sono d'accordo a essere qui, sono d'accordo a eh, fare un appello congiunto, sono anche d'accordo a approfondire eh, l'utilizzo della parola industria intorno al settore della musica e questo parte da una legge fiscale globale che ci possa tutti quanti identificare in maniera corretta, non abbiamo culture a due velocità, non possiamo avere questa grande distorsione del mercato dove un contenuto classico rispetto a un altro, su un supporto rispetto a un altro, ricade in una norma o rispetto a un'altra questa è chiaramente, noi abbiamo il dovere attraverso SIAI che è il primo massimo livello no? di, di contatto anche nella percezione del pubblico e degli italiani, di quello che è per esempio il settore del diritto della musica, di fare eh, nostro malgrado sistema e di riuscire una volta per tutte a fare pace con le definizioni, l'organizzazione interna ed esterna. E poi scusandomi da casa si ha lancio un appello anch'io. Cioè, dateci almeno un palazzo della musica come hanno quelli del cinema. Cioè, dateci qualche cosa che ci meritiamo sicuramente di più. E noi abbiamo dall'altra parte il dovere di organizzarci al meglio. Io con AFI, FIM e PMI, l'organizzazione se la sono diciamo, trovata, con Assumusica, ci sono, tutti i collegamenti con sia ci sono rilevo però che dovrebbero fare un'azione di responsabilità anche tutte quelle micro associazioni e eh, come dire, autoproclamatesi anche durante eh, il covid che non aiutano in questo momento un processo di organizzazione ma che se si arriva al ministero in 70 in una riunione io sfido chiunque poi noi andiamo a criticare però mi devo mettere anche dall'altra parte nei panni di chi cerca di capirci qualcosa e dopo ci presentiamo perché un conto è il presidente Mazza rappresentante non solo dell'industria musicale italiana ma anche insomma, di quella multinazionale e internazionale e quindi per dimensione ha una visione molto più ampia. Storicità come AFI e PMI completano il, il, il quadro. Non voglio dire che non c'è spazio per nessun altro, ma voglio dire che forse sarebbe anche una buona idea cercare di organizzarsi un pochino e cercare di perlomeno di partire da quei cinque punti che ci vedono sostanzialmente tutti d'accordo e cercare di sottoporli al governo un po' come stiamo eh, facendo oggi. Grazie. Grazie grazie Presidente Cerruti. Eh, Presidente Franchini, si parlava appunto di cinque punti, di un appello da fare al Governo, eh, gli intenti ci sono, cedo a lei la parola in modo gli che possa presentare. Ci sono, il primo intento ovviamente è di trasmettere un messaggio che traspare da quello che è stato detto fino adesso, è, è che l'industria musicale è una ricchezza per il Paese, una ricchezza economica, è una ricchezza sociale. È un valore aggiunto per questo paese e, quindi, così deve essere trattato dalle istituzioni, così deve, essere, deve avere la con, giusta considerazione da parte di tutti. In questo contesto la pandemia è stato un freno a un'industria che stava crescendo, perché le nostre associazioni e i nostri settori stavano crescendo, avevano imparato a usare il digitale, avevano imparato a usare tutte le nuove tecnologie, eravamo un'avanguardia nell'industria creativa e culturale in Italia. La pandemia ci ha tagliato le gambe ovviamente in un momento invece che era un momento propizio per i nostri artisti, per i nostri musicisti, per tutti i creativi che lavorano con noi. Dobbiamo tornare lì. Come fare a tornare lì? Noi oggi poi preannuncio che lanceremo un appello al presidente Draghi, che speriamo di incontrare, in cui anche, fisseremo dei punti ben precisi. Alcuni sono già stati. Toccati, ma sicuramente la, al monte dell'appello c'è una considerazione diversa nei confronti di quello che si diceva prima. La nostra è un'industria, abbiamo centinaia di migliaia di lavoratori, abbiamo delle professionalità incredibili, i nostri musicisti hanno una qualificazione che è pari a quella di un, un cardiochirurgo e non è, non è possibile che restino a casa e non possano lavorare come tutti gli altri professionisti. E quindi dobbiamo lavorare insieme per ritornare da, dal punto di partenza con l'aiuto delle istituzioni, perché purtroppo la pandemia non è stata colpa nostra né colpa di nessuno e il paese tutto insieme si deve unire e aiutare la musica. Grazie Presidente Franchini. Uh, una domanda volevo fare. Prego, vuole intervenire il Presidente Spera? Prego. Ah, volentieri. No, eh, credo che un tema fondamentale da, su cui non, non si ragiona, ma è quello della, chiamiamola, disaffezione del pubblico, cioè noi stiamo assistendo a che cosa? A, 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 praticamente al non acquisto di biglietti da parte di un pubblico che per certi concerti in uno o due giorni avrebbe eh, fatto sparire tutti i biglietti. Quindi questo è un altro dei temi fondamentali che, che vanno messi sul tappeto e insieme credo dovremmo anche individuare delle forme di promozione affinché eh, ci sia un ritorno eh, molto presto alla normalità. Ma la cosa che a me più preoccupa, preoccupa da due anni, è la mancanza di prospettiva. Eh, quando Cerruti si riferiva a tavoli a cui abbiamo eh, come dire, partecipato, io mi sono battuto sia come membro del Consiglio Superiore, ma sia come eh, persona e come operatore affinché si creasse un... Tavolo tecnico che viaggiasse parallelo all'inseguimento del virus, perché fino ad oggi abbiamo inseguito il virus, ma non abbiamo immaginato il futuro e non si può continuare a spendere i soldi. Vedo che eh, lo, la, la Next Generation EU. Lo hanno trasformato in PNRR per far scomparire i giovani, altrimenti forse si accorgevano che dovevano pagare i nostri debiti e si eh, arrabbiavano forse un poco, senza poter decidere quale deve essere il loro futuro. E si stanno spendendo per mettere delle pezze, rattoppare delle strutture che non serviranno ad altro che al. Perpetuare delle perdite da parte dello Stato. Quindi bisogna che si metta un punto fermo, si ragioni sul futuro, si creino degli spazi giustamente che io eh, e da due anni chiamo eh, hub intermodali della eh, cultura e credo che Renzo Piano sia una delle espressioni architettoniche di poesia dell'architettura e ne ha realizzato uno ultimamente a Mosca. E ci abbiamo chi può fare le cose, ma se non c'è sinergia, come succede a questo tavolo, se non c'è una capacità di interagire, nessuno può andare avanti da solo nel mondo dello spettacolo. Quindi bisogna che ci sia l'incontro, l'incontro tra i generi, ma anche l'incontro tra il pubblico che può, in una realtà dove ci sono più espressioni, Avvicinarsi a, ad espressioni a cui non si erano mai avvicinati, finché non si capisce questo, non c'è futuro. Grazie Presidente Spera. Uh, volevo fare una domanda a tutti gli ospiti. Si è parlato di rapporto con le istituzioni, ma le istituzioni, quando si sono avvicinate all'industria musicale, sono sempre state all'altezza. Cioè, l'interlocutore istituzionale di questo settore sa di che cosa si sta parlando complessivamente o. E arriva con le idee poco chiare per cui fa fatica a prendere decisioni prego grazie intanto mi fa piacere aver sentito da, dai presidenti pochi concetti ma assolutamente proprio precisi come delle rasoiate perché non è più il momento di giocare mi è piaciuta molto una cosa che diceva il presidente Cerruti che mi ha acceso alla mente una riunione istituzionale fatta a Milano un po' di mesi fa Eravamo 70 persone, 70 persone. Quella non è democrazia, è populismo e demagogia da quattro soldi. Perché i signori che sono seduti qui, immeritatamente pure il sottoscritto, come si diceva una volta, rappresentano banalmente il 95% dei professionisti di questo mestiere. Quindi dobbiamo, le cose che chiediamo sono poche, ma quelle poche devono essere fatte ora. Perché domani, come dice il Presidente Spera, se no le facciamo al corteo funebre. Devono essere fatte subito, devono essere fatte presto. L'industria della musica, contrariamente ad altri comparti dello spettacolo, che da sempre, e lo so perché da quel mondo vengo, quando ero molto più giovane, la lirica, il teatro di prosa, il cinema, da sempre sono assistiti dallo Stato e Just. la musica non se ne è mai lamentata, la musica ha sempre fatto mercato. Ha sempre lavorato sul mercato, non ha mai avuto assistenza dal, dallo Stato e dalle istituzioni. Non è che li avete abituati male quindi? Mi Probabilmente sì, però c'è un momento in cui questa industria che porta, come diceva il Presidente Franchini, ma come tutti gli altri che hanno parlato, che porta lavoro, che porta denari anche all'erario dello Stato perché genera volumi d'affari su cui quasi pagano le tasse, l'IVA, eccetera, eccetera. Beh, francamente è dove, e non ha mai avuto assistenza, contrariamente agli altri comparti, anche questo è un pezzo straordinariamente importante della cultura popolare del nostro paese. Allora, ripeto le cose da fare che chiediamo, perché non è il piagnisteo sono poche, rimetteteci in grado di ripartire, ma ne abbiamo bisogno ora e questo non riusciamo a farlo capire alle istituzioni. Forse siamo un po' di meno come siamo i signori seduti qui con le idee chiare, con i punti che ci uniscono, poi ci meneremo su quelli che ci dividono, ma oggi siamo tutti uniti su quelle che, su cui tu, che tutti condividiamo, le vogliamo presto, subito. Tra l'altro ricordiamo che eh, abbiamo di recente pubblicato uno studio che dice. L'84% delle persone durante la pandemia hanno dichiarato che la musica è stata di conforto, è stata l'unica cosa che li ha accompagnati in una situazione Costa, così, infatti, qua, così, così complicata. E, e questo però non è stato poi riconosciuto nei fatti, cioè tutti noi, come è stato giustamente detto anche dal direttore generale della SIAE sappiamo che questo è un settore che lavora con le proprie forze ha sì ottenuto il tax credit ha ottenuto alcuni interventi fiscali importanti ma che sono solo una minima parte rispetto a quelli di altri settori per il resto fa investimenti continui la ricerca e sviluppo sui nuovi artisti è costante noi abbiamo bisogno costantemente di avere un ricambio generazionale che c'è stato lo vediamo anche in questi giorni al festival tantissimi artisti giovani però quello che manca è invece un intervento che sostenga la base di questa filiera. Pensiamo anche ai piccoli live club, gli appelli che sono stati lanciati anche da organizzazioni come Keep On, che adesso non è qui, ma però conosciamo anche quanto e a Milano durante la Music Week si è parlato di questi, del problema dei piccoli live club che sono la palestra per tanti giovani artisti. Non si può pensare che il futuro sia fatto solo di dirette Instagram o di concerti in live streaming. Abbiamo bisogno di una ripresa e di una strategia istituzionale. Che che faccia in modo che tutto questo sistema possa ripartire e possa anche a questo punto, come diceva anche il Presidente Spea, ripartire con degli interventi. Io penso anche a una grande, sono state fatte campagne per il libro, sono le, per leggere il libro sono state fatte campagne per andare al cinema. A questo punto è fondamentale che nella ripresa si riporti la gente ai concerti. Il 30% delle persone che ha acquistato un biglietto in questo momento non va ai concerti. secondo dati che sono stati pubblicati anche a livello internazionale, perché di fatto è stata anche sotto certi profili terrorizzata, quindi abbiamo bisogno di una campagna istituzionale che riporti la gente all'interno degli eventi dal, dal vivo e che consenta a questo punto eh, una ripresa di tutta eh, la filiera prego, posso? prego Prego, prego, prego C'è un altro fattore anche se così posso dire, culturale, cioè non possiamo continuare a fare concerti in rete, perché la qualità, l'emozione e la comunicazione, l'aggregazione che fa un live è una cosa fondamentale. La gente poi la, nostra, la mia generazione e tutte le generazioni poi si formano sul fatto che l'artista esprime il massimo della sua qualità su un, su, un, su un palco. È il sogno di tutti gli artisti e tanti artisti poi rimangono sul palco fino alla fine. Se gli togli il palco l'artista soffre e il pubblico si abitua a, a, al digitale e continua a sentire bene ma male di qualità. Quando arriva il palazzetto, quando arriva lo stadio, quando arrivano i concerti, i teatri, allora la gente la vedi che partecipa, che applaude, che sente e quindi continua a dare impulso e lavoro a tutti. Questo è un aspetto molto importante che non bisogna trascurarlo, perché altrimenti noi allineiamo le orecchie e la qualità del suono a uno standard che secondo me è piccolo così. Poi chi vive in studio di registrazione queste cose le sa. Grazie Presidente Cicluti. Presidente Ceruti, volevo intervenire. Ma se c'è un secondo aggiungo solo questo. Ci sono, la domanda iniziale era, sono in grado uh, le istituzioni di percepire e sì, capire di quali sono sì, sì. Diciamo, le nostre esigenze? Allora Il tema secondo me è generalizzato e trasversale, perché oggi un concetto di base è che l'economia non è solo più di scala, ma è un'economia di velocità. Si è sempre pensato che il pesce grande mangia il pesce piccolo. Un noto economo ha detto il pesce veloce mangia il pesce lento. Ora, quindi è chiaro che uno dei punti cardine di snodo è, lf, è appunto quello ricordato della velocità. Gli interventi servono adesso, giustamente il Presidente Mazza dice forse siamo stati troppo disponibili, ma questo non, è, non può essere comunque una colpa. Rilevo e ricordo a tutti che agli Stati Generali dell'Economia la musica non c'è stata e che anche la Confederazione delle, delle Industrie Culturali, Industria Cultura Italia, del quale praticamente tutti noi, insomma aderiamo Ehm, abbiamo scritto alla Presidenza del Consiglio per cercare di rilevare che questa fosse diciamo, un'anomalia. E il dispiacere è stato anche vedere che un artista era presente un po' come se dovesse allietare i commensali, come si faceva eh, diciamo una volta. Una bella cena di gruppo in un ristorante di lusso. Sì, dimentichiamo che abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che ha detto gli artisti che ci fanno tanto e, divertire. Tanto quindi sorrisi, quindi sì, secondo me eh, non eh. c'è un concetto di professionalità, ma un concetto che... È, che, che affronta questo settore come fosse un settore di salti in banchi, con tutto il rispetto dei salti in banchi. Però vi dico solo e concludo che mi sento un po' meno perseguitato nel momento in cui vivo in un paese dove la patente nautica è di carta e la patente di guida è di plastica eh, e quindi ci sono delle contraddizioni e dei processi, io lo chiamo il punto G delle aziende il punto G dell'azienda, se tu sbagli il processo giri a vuoto e non raggiungi un, un, punto, un grado di soddisfazione, quindi nostro malgrado, dobbiamo renderci tutti conto che stiamo operando in un territorio che è già miope e ignorante, perché proprio ignora il funzionamento di alcuni eh, meccanismi, quindi noi abbiamo purtroppo un fardello un doppio, però ben venga questo punto di ritrovo oggi e speriamo che possa essere come diceva il Presidente Franchini anche un momento in cui questa manina alzata possa cominciare ad attivare Tirare l'attenzione possa essere quello un processo di cambiamento, ma noi dobbiamo rifondare uno stato mentale che non è del tutto facile. Cioè il mercenatismo da parte del nostro governo nei confronti della musica lo andiamo a evocare nel momento in cui ci ricordiamo che nella storia anche i business angel sono nati in ambiente teatrale e non in ambiente finanziario. Oggi io sfido chiunque a trovare un business angel che non finanzia la crescita della pannocchia nel deserto piuttosto che le elettromedicali e che venga a finanziare un progetto teatrale o un progetto culturale. Grazie Presidente Ceruti. Io direi che è ora di alzarla questa mano, Presidente Franchini. Io passerei a illustrare proprio i punti dell'appello che farete sì, al che non noi siamo, il Governo. Noi ci siamo, stasera abbiamo dimostrato che ci siamo. L'industria è unita e è, noi siamo abituati a fare le cose e a chiedere delle cose molto precise. Per cui se, se posso mi alzo e leggo un appello che abbiamo condiviso e che vogliamo mandare al Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Eh, L'appello è dell'industria musicale italiana. L'emergenza sanitaria protratta per un periodo così lungo ha colpito tutto il sistema musica, ma in particolare il comparto della musica dal vivo e degli eventi. Questo significa che una parte della filiera è in gravissima difficoltà. I musicisti, le maestranze, gli organizzatori, gli autori e gli editori musicali, questi sono i primi ad essere stati colpiti e ad avere visto svanire una parte fondamentale della loro fonte di reddito e della loro attività professionale. Il mondo della musica dal vivo in Italia ha perso in questi due anni il 50% di posti di lavoro e l'80% di fatturato. Le maggiori associazioni dell'industria musicale italiana, la Società Italiana degli Autori ed Editori e Nuovo IMAIE chiedono con forza al Presidente Draghi 1. la ripresa dei concerti e la riapertura in sicurezza di live club, discoteche, sale da ballo e di tutti gli eventi live due l'estensione dei ristori previsti per tutti i settori colpiti dall'emergenza sanitaria alla luce del prolungamento forzato delle chiusure tre la destinazione di risorse del PNRR in un progetto generale di rilancio dell'industria musicale italiana quattro tax credit per tutti i settori dell'industria in grado di ridare slancio al sistema musica i firmatari di questo appello chiedono un incontro con la Presidenza e il Consiglio, dando fin da ora la massima disponibilità per collaborare al meglio con le istituzioni nell'elaborazione di un progetto serio di rilancio del nostro settore. Se vogliamo possiamo firmare. Prego. Io ho paura a firmare, non vorrei che fosse un assegno in bianco. Solo i presenti. Ok. L'appello è stato firmato, è qua visibile. Eh, siamo a... A 200 metri dal teatro Ariston, domani, qua verrà uh, apprenderemo del vincitore del prossimo Sanremo. Direi è tutto. Adesso uh, le istanze sono state presentate, le risposte le, uh, le devono andare le istituzioni. Io direi che da qui è tutto. Grazie ai presidenti, grazie a SIA che ci ha ospitato. Buona serata, grazie per aver visto questo pane. Grazie a tutti.